speciale benvenuto a tutti gli imprenditori piemontesi e valdostani che hanno accettato il nostro invito e che sono in linea con noi. Sono Liborio Stellino, direttore centrale per l'internazionalizzazione qui al Ministero degli Esteri e spetta a me il piacere e il privilegio di inaugurare questo roadshow virtuale in 10 tappe che alla ripresa dalla pausa estiva ci sembrava essere la modalità migliore, la più funzionale, diffusa sul territorio, per raccontare alla platea più vasta di imprese italiane che cos'è il patto per l'export e quali sono le concrete misure che il governo ha stabilito, in favore dell'internazionalizzazione. Proprio per questo radicamento nel territorio di questa iniziativa, che lo ripeto, è rivolta a tutte le regioni italiane che sono state accorpate a coppie e che quindi vivranno 10 giorni da qui al 18 settembre di questi collegamenti virtuali, salvo poche tappe che vedranno la partecipazione fisica del ministro Di Maio. Il radicamento sul territorio è stato ottenuto grazie alla collaborazione fattiva e che voglio ringraziare nell'apertura del mio intervento della Conferenza delle Regioni e di Unioncamere, proprio perché grazie a loro abbiamo potuto assicurare il coordinamento più efficace con le rispettive reti, quelle delle Camere di Commercio e le singole regioni. Quindi per oggi naturalmente ringrazio anche Regione Piemonte e Regione Val d'Aosta per il loro fattivo coinvolgimento, così come i rappresentanti delle Camere di Commercio di Torino e della Camera Valdostana che più tardi prenderanno a loro volta la parola. Infine, un saluto riconoscente ai miei compagni di avventura che invece parteciperanno a tutte le tappe di questo roadshow e che sono naturalmente ICE, Agenzia, SACE e SIMEST, e che ci aiuteranno a spiegare naturalmente gli ingredienti, le misure, le ricette che riguardano più specificamente appunto il ruolo dell'agenzia ICE, così come quello di SACE e SIMEST. Il patto per l'export, come premessa generale, è stata la risposta che in primo luogo la Farnesina come soggetto promotore, ma anche i membri di governo che fanno parte della cabina di regia per l'Italia internazionale e tutti gli altri componenti della medesima, le rappresentanze economiche, associazioni di categoria, tutte le componenti del sistema paese hanno inteso dare nell'insorgere dell'emergenza pandemica con una visione che si è caratterizzata subito per un impulso strategico e strutturale. Non è mai stato un esercizio immaginato come esercizio emergenziale, ma un esercizio che si è subito posto come problema, dopo l'emergenza, che tipo di architettura pubblica di sostegno all'internazionalizzazione vogliamo? E per questo il patto per l'export può sicuramente considerarsi un esercizio plurale, un esercizio condiviso e un esercizio aperto. L'8 giugno in Farnesina erano 36 i copromotori originari. Se ne sono aggiunti altri, sempre nel novero delle associazioni di categoria, ma per esempio anche l'Agenzia delle Dogane adesso è un firmatario. Oggi il patto consta di 45 firmatari e non escludo ulteriori incrementi, proprio a riprova di questo carattere plurale, condiviso e aperto. In secondo luogo, il patto per l'export è sicuramente il frutto di un processo di ascolto approfondito, capillare e costante. La base di questo ascolto sono sicuramente stati i 12 tavoli settoriali virtuali attraverso i quali, a partire già dal mese di marzo, il sottosegretario Di Stefano, che alla Farnesina ha la delega per le imprese e per l'internazionalizzazione, ha dialogato con circa 150 rappresentanze di categoria sulle esigenze che in quel momento si erano rese urgenti. Conosciamo tutti la fase delicata e questa delicatezza prolungata che ha avuto l'emergenza pandemica anche nel settore economico. E quindi documento aperto e condiviso, documento di ascolto e di ricette che potevano rappresentare un rimedio, una reazione, un contrasto
alla crisi, documento di medio lungo periodo nel suo impianto strategico. In terzo luogo, il patto per l'export si è caratterizzato per non essere un documento fissato una volta per tutte, ma è stato concepito come work in progress. Io considero il patto per l'export un cantiere aperto, un organismo vivo ad attuazione graduale e progressiva, che ha saputo incanalare nella sua costruzione le risorse resesi via via disponibili e orientate per questo dalla Farnesina e dal governo in generale, dalla volontà politica. Faccio alcuni esempi per chiarire quello che intendo dire. Se noi guardiamo la dotazione complessiva che l'internazionalizzazione, il sostegno all'internazionalizzazione possedeva al 1° gennaio di quest'anno, essa costava sostanzialmente di un po' più di 300 milioni per quanto riguarda la dotazione ICE fra piano ordinario, piano straordinario di promozione del Made in Italy, da risorse veramente esigue che facevano capo al fondo rotativo 394 della Simest, eravamo a quell'epoca intorno ai 50 milioni, a quelle un po' dormienti del fondo di Venture Capital, sempre di Simest, poi è stato rivitalizzato con un decreto del Ministro degli Esteri a marzo, anche in quel caso inferiori ai 100 milioni. Nel momento in cui si è avviata quella fase di ascolto approfondito e capillare di cui parlavo prima e sono stati identificati quelli che poi sono divenuti l'8 giugno i 6 pilastri del patto, ecco che la strategia che abbiamo cercato di coordinare si è intrecciata con i provvedimenti governativi che a poco il governo approntava di fronte all'emergenza. Ecco perché non si può parlare di patto dell'export senza parlare di quello che il decreto Cura Italia, il decreto liquidità, il decreto rilancio e financo il decreto agosto, perché il patto per l'export non è andato in vacanza neanche a Ferragosto, sono stati in grado di ampliare notevolmente le risorse disponibili e di innovare radicalmente gli strumenti posti in favore dell'internazionalizzazione. Ecco che adesso sul versante delle risorse oggi totalizziamo circa 2 miliardi di euro che si aggiungono, che sono composti non soltanto dai 300 milioni ICE che preesistevano, ma che hanno visto il fondo rotativo 394 passare da 50 a 900 milioni, arricchiti da oltre 360 milioni aggiuntivi a fondo perduto, elemento che fino a questo momento era stato assente nella gestione del fondo. E si tratta di una dotazione tutta pronta a favore di progetti di internazionalizzazione, soprattutto di piccole e medie imprese. I fondi, le risorse del fondo di Venture Capital nel frattempo sono diventate circa 170 milioni. Abbiamo destinato 50 milioni di euro a una campagna di comunicazione straordinaria per un national rebranding dell'Italia in questa fase specifica che è in corso di definizione. Abbiamo dotato le nostre sedi all'estero, la rete di ambasciate, consolati, uffici ICE, di circa 30 milioni per iniziative di promozione integrata dell'eccellenza del Made in Italy. Infine, tutto il capitolo legato alle garanzie sulle operazioni di export attivabile attraverso la SACE, che vengono rinvigorite soprattutto dalle disposizioni contenute nel DL liquidità. Se invece ci dirigiamo a esaminare i profondi cambiamenti legati alla operatività di questi strumenti, notiamo che sia il fondo 394 che il fondo di Venture Capital fino a pochi mesi fa potevano operare soltanto fuori dai confini dell'Unione Europea. Ecco, il governo e la Farnesina in primo luogo ha saputo ampliare l'estensione territoriale di queste operazioni che oggi è possibile finanziare anche all'interno dell'Unione Europea, area dove si dirige ancora oggi circa il 50% del nostro export. Il fondo di Venture Capital è utilizzabile anche per iniziative che riguardano le start-up, le PMI innovative, una categoria, una tipologia di imprese che prima era esclusa dalla sua operatività. E da ultimo, con il decreto agosto, addirittura il fondo 394 ha a disposizione fino a 300 milioni per intervenire a supporto di
dell'internazionalizzazione di enti fieristici italiani. Ecco, questa è una premessa di metodo che ho tenuto a fare per far comprendere bene qual è la genesi concettuale del patto per l'export e come all'interno di questo cantiere aperto, come l'ho definito, non soltanto abbiamo provveduto ad ampliare le risorse disponibili, ma abbiamo lavorato anche per rendere quegli strumenti già disponibili molto più versatili, molto più eclettici di fronte alla situazione emergenziale che si era creata. Adesso un rapido excursus sui sei pilastri del patto per l'export. Io li accennerò e poi naturalmente chi mi seguirà potrà approfondire le parti che sono di maggior competenza, soprattutto di ICE, SACE e SIMEST. Il primo pilastro del patto è la comunicazione. La fase di emergenza ci ha fatto constatare il deficit di comunicazione di un'immagine dell'Italia che sia veritiera e aggiornata. Nella nostra ricognizione viaggiamo dal pregiudizio al classicismo, come potremmo dire. Il pregiudizio, faccio un esempio, quando nel bel mezzo della crisi ci siamo trovati con gli importatori tedeschi che chiedevano le bottiglie di vino italiano con il bollino virus free, o quando abbiamo dovuto sbloccare diverse esportazioni verso paesi che avevano chiuso le frontiere lamentando una presunta insalubrità delle merci italiane. Quando parlo invece di classicismo, mi rivolgo, il pensiero si rivolge soprattutto a quei settori che rappresentano una sorta di gabbia dorata per l'immaginario collettivo globale dell'Italia. Continuiamo a essere, ed è giusto che sia così, famosi per la moda, per la nostra cultura, per l'arte, per il design, per le Ferrari, va benissimo, le famose 4F, 5F, eccetera. Mentre ancora assistiamo a dei dignitari stranieri che magari strabuzzano gli occhi quando diciamo loro che l'Italia è il primo mercato farmaceutico in Europa, che l'Italia è leader per quanto riguarda le energie rinnovabili o che il nostro export è composto soprattutto da macchinari di precisione, da componentistica per tecnologia avanzatissima. Ecco, la campagna di comunicazione servirà soprattutto a ristabilire un'immagine aggiornata, moderna, veritiera del nostro paese. E lì poi cederò la parola al presidente dell'ICE Ferro, che saluto, per gli ultimi sviluppi che riguardano la gara da 50 milioni di cui l'ICE è stazione appaltante e che in queste settimane sta vivendo una fase abbastanza cruciale per la sua definizione. Il secondo pilastro invece è quello della informazione e formazione, che sostanzialmente significa aumentare le competenze digitali di questo paese. Purtroppo, come molti di voi sanno, il recente rapporto diffuso dalla Commissione europea a Bruxelles fa dell'Italia l'ultimo dei paesi europei per competenze digitali del nostro capitale umano. E in questo capitale umano ci sono anche le imprese, gli imprenditori italiani, che hanno una carenza oggettiva di competenze digitali. Questo si ripercuote anche nell'e-commerce naturalmente. Quindi l'Italia, che di per sé nell'interscambio globale ha il quinto saldo al mondo positivo, dopo Stati Uniti, Cina, Germania e Corea del Sud, l'Italia è il quinto paese al mondo per surplus positivo commerciale. Ecco che se noi ci spostiamo esclusivamente a calcolare l'interscambio che avviene su piattaforme digitali, su marketplace di commercio di e-commerce, ecco che l'Italia diventa immediatamente un paese in deficit commerciale. Questa è una carenza che va sicuramente riequilibrata con urgenza e per questo, grazie al patto per l'export, stiamo predisponendo misure come i temporary export manager con competenze digitali che permetteranno per almeno un anno a una prima porzione di aziende che abbiamo quantificato in circa 1500, essendo il primo bando che sta per essere pubblicato, coperto da risorse che ammontano a 50 milioni, ecco, di figure professionali che possano al contempo orientare le strategie di una piccola e media impresa
non soltanto verso l'internazionalizzazione, ma l'internazionalizzazione da aggredire soprattutto attraverso l'uso di piattaforme digitali. Stiamo finalizzando dei corsi gratuiti online a cui potranno accedere tutte le imprese, le piccole e medie imprese che vorranno, con la conferenza dei rettori delle università italiane, grazie alla collaborazione di primari atenei italiani in materia economia digitale e digitalizzazione. Esiste in via di ormai accelerata finalizzazione un portale unico per l'export curato da SACE, SIMEST, ICE e dalla Farnesina, che permetterà un accesso unico a tutti gli strumenti per l'internazionalizzazione e che sarà arricchito anche da algoritmi, dall'uso di intelligenza artificiale, che consentirà una migliore profilazione fra esigenze dell'impresa e mercati di sbocco. E infine il portale unico non è altro che l'evoluzione di uno strumento che la Farnesina ha reso pubblico e disponibile alla totalità delle aziende. Basta collegarsi al link che trovate sul sito del Ministero degli Esteri, ed è l'ebook, una sorta di guida iniziale per partire, rivolta con un linguaggio molto semplice ad una platea di imprese, in particolare quelle non ancora impegnate in processi di internazionalizzazione. Il terzo pilastro è quello dell'e-commerce, l'ho accennato prima, qual è la nostra sfida, e lì naturalmente cederò poi la parola al Presidente Ferro per raccontare le più recenti strategie dell'ICE. La ricetta è molto semplice: dobbiamo aggredire in maniera molto più massiccia tutti i marketplace digitali a livello internazionale che consentono di avere più aziende italiane su queste piattaforme con più prodotti e in più paesi. L'altro l'aspetto fondamentale dell'e-commerce è quello delle alleanze che dobbiamo stringere con grandi player come Google o come Facebook, in modo da conoscere in tempo reale le tendenze di mercato in tutti i mercati per noi prioritari, per unire all'analisi dei big data in tempo reale, in maniera molto più tempestiva, le nostre misure di sostegno per le aziende italiane. Il quarto pilastro riguarda le fiere, e anche in questo caso è stato fondamentale e continua a essere fondamentale il ruolo di ICE, soprattutto per la recente realizzazione di una piattaforma digitale che potrà essere messa a disposizione di enti fiera, di associazioni di categoria o di singole aziende, sia per l'organizzazione tutta sul virtuale di eventi fieristici, ma anche di B2B o anche di presentazione, pitch del proprio prodotto. Quindi riprodurre sul digitale tutto quello che prima fisicamente facevamo anche con le formule delle missioni imprenditoriali o delle missioni di sistema. Tra l'altro non è mancato per il sistema fieristico altre modalità di sostegno in questo periodo, e mi permetto di ricordare rapidamente i 30 milioni di credito d'imposta per il ristoro agli operatori fieristici in caso di annullamento o mancata partecipazione a fiere a causa della pandemia, il rimborso che per le manifestazioni organizzate da ICE ha previsto per le aziende interessate, l'ampliamento geografico del fondo 394 di SIMEST che ho ricordato prima e che prevede oggi dei finanziamenti agevolati che vengono uniti anche a contributi a fondo perduto per la partecipazione a fiere anche in Italia, fiere internazionali anche in Italia, e infine le disposizioni del decreto agosto che ricordavo pure prima e che riguardano questa novità assoluta, cioè l'intervento del sistema di incentivi pubblici, in questo caso della SIMEST, a sostegno di processi di internazionalizzazione o di aggregazione di enti fieristici nazionali. In più stiamo lavorando proprio in queste ore in raccordo con le associazioni di rappresentanza del mondo fieristico, AEFI e CFI, per garantire dei corridoi verdi per espositori e buyer stranieri che vengono invitati alle nostre fiere. Sapete che lì purtroppo c'è un principio superiore di sicurezza sanitaria che deve essere contemperato con le legittime aspettative degli enti fieristici che hanno il nostro pieno sostegno. Per la finanza agevolata, che è il quinto pilastro del patto per l'export,
cederò la parola all'amico Francesco Tilli di Simest, che vedo collegato, ne ho già parlato abbastanza, soprattutto dei fondi 394 e del Venture Capital. E infine la promozione integrata, lo dicevo prima, si tratta di tutto quell'insieme di manifestazioni che con un traino economico, ma con una declinazione che viene ripartita per quanto riguarda la dimensione economica, per quanto riguarda la dimensione culturale e la dimensione dell'eccellenza scientifico-tecnologica, viene presa in carico dalle nostre sedi all'estero, ambasciate, consolate, in collaborazione con gli uffici ICE, per la organizzazione di eventi in raccordo con associazioni di categorie, con aziende italiane, volti alla valorizzazione delle eccellenze italiane anche in questo periodo. Questi sono i sei pilastri, adesso io ho parlato abbastanza e quindi cedo la parola alla dottoressa Giulia Marcon, responsabile settore affari internazionali e cooperazione decentrata della regione Piemonte, non senza ricordarvi prima che tutte le imprese collegate sono invitate a scrivere delle domande su questa piattaforma su cui mi state ascoltando e vedendo, indicando possibilmente anche il destinatario della domanda sulla chat di LifeSize che gentilmente ci ospita a cura di ICE. Quindi vi ringrazio e la parola alla dottoressa Marcon. Grazie, buongiorno, buonasera a tutte e a tutti, un saluto ai relatori e a tutte le imprese della nostra regione e della vicina Valle d'Aosta che sono oggi collegate. Vorrei ringraziare a nome del Presidente della Giunta regionale e di tutta la Giunta, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE Agenzia per aver voluto organizzare questo roadshow. Noi siamo un po' dei veterani del roadshow, avendo partecipato nel gennaio del 2014 a quella che fu in assoluto la prima tappa dei roadshow che partì proprio dal Piemonte, da Biella, e quindi adesso ci affacciamo come tutti anche a questa nuova versione digitale. In questo nostro tempo a disposizione oggi abbiamo voluto concentrare il nostro intervento e illustrare in particolare quella che sarà la nostra misura più importante, sia per numero di imprese coinvolte, se pensiamo a quanto già avvenuto negli anni scorsi, sia per quella che è la dotazione finanziaria che la Giunta regionale ha messo a disposizione, che sono i progetti integrati di filiera, cui verranno destinati circa poco più di 10 milioni di euro per i prossimi due anni, e quindi un numero, una cifra sicuramente importante, ma anche crediamo un numero di imprese importante, visto che l'esperienza del precedente triennio ha visto coinvolte circa 1.400 imprese della nostra regione in questa esperienza. Se me lo permettete, al fine di focalizzare meglio quali sono i punti che caratterizzano questa misura, abbiamo preparato con i miei collaboratori una breve presentazione che ora andrei a condividere con voi. Ecco qua. Eccoci qua. Innanzitutto, qual è l'obiettivo dei progetti integrati di filiera? I progetti integrati di filiera vedono partecipare a uno stesso progetto imprese che hanno dimensioni e gradi di internazionalizzazione diverse, in particolare piccole e medie imprese, al fine di favorire quello che è il loro livello di internazionalizzazione nell'ambito del sistema produttivo regionale. Questo per arrivare a conquistare nuovi spazi di mercato. In particolare i nostri progetti sono focalizzati su piccole e medie imprese, che sono il punto, direi, caratterizzante non solo del nostro sistema, ma di tutto il sistema economico italiano. In cosa consistono le attività che vengono realizzate nell'ambito delle diverse
tipologie che vengono realizzate. Innanzitutto i progetti di filiera sono progetti pluriennali, in questo caso saranno progetti che andranno dal finire del 2020 al finire del 2022, sono finanziati nell'ambito del Fondo di Sviluppo regionale, quindi sono realizzati nell'ambito del programma FESR regionale 2014-2020 e si articolano in una serie di attività che sono analoghe a quelle che con i colleghi di ICE spesso svolgiamo, andandosi molto spesso a collocare come componente regionale anche all'interno di queste attività e del panorama nazionale, quindi rappresentando la componente regionale di una più ampia componente nazionale. Quindi andiamo dalle attività più tipiche come le country presentation o i focus group a workshop, study tour, B2B, visite aziendali in Italia, attività che si stanno anche caratterizzando con una nuova componente più collegata all'attività virtuale, così come veniva precedentemente illustrato proprio nell'ambito dei nuovi strumenti digitali. Analogamente vi sono percorsi, proprio perché la tipologia è quella di non semplicemente affiancare la singola azienda, ma di accompagnare le aziende anche in percorsi di aggregazione, anche rispetto alla possibilità di presentarsi alla committenza internazionale con prodotti più sofisticati e quindi incontrare l'esigenza spesso di semplificazione che il buyer internazionale presenta, quindi con tavoli tecnici che consentono anche di aggregare per arrivare a questi prodotti complessi. Vi sono poi percorsi collettivi su tematiche più tecniche e manageriale, la partecipazione collettiva a fiere nell'ambito di fiere internazionali, business convention, questo come dicevo sia in presenza che virtuale, un'esigenza che è diventata sempre più stringente nell'ambito di questi mesi e che sta, almeno per questa prima fase, sostituendo quelli che sono i workshop, le missioni, gli study tour all'estero nella loro versione fisica e andandoli invece a sostituire con attività più virtuali. In cosa si sostanzia rispetto all'integrazione, diciamo in qualche modo l'inserzione che la Regione Piemonte fa? Innanzitutto va specificato che l'adesione da parte delle imprese a questi progetti è gratuita, le aziende non solo non devono pagare nulla, ma nel caso di PMI e start-up che vengono ammesse a questi progetti, sulla base sostanzialmente di una loro coerenza con quella che è la filiera a cui richiedono di partecipare, viene concessa da parte della Regione Piemonte un'agevolazione. Agevolazione che consiste in una riduzione sui costi di partecipazione a quelle che sono le azioni che noi chiamiamo di investimento, cioè quelle azioni che generano un'immediata opportunità di business, quindi mentre una country presentation è un'azione più di sistema perché mostra alle imprese, mette in contatto le imprese con delle possibilità più generiche, il singolo incontro come può essere l'incontro B2B con un buyer è un'azione che genera un diretto coinvolgimento, quindi una messa direttamente in contatto e quindi viene definita un'azione di investimento, un'azione che sarà proposta nell'ambito delle attività che CEIP Piemonte, agenzia comune alla nostra società in house, agenzia comune alla Regione Piemonte e al sistema delle Camere di Commercio di tutta la nostra regione, cui è associata anche la Camera di Commercio della Regione Valle d'Aosta, è il soggetto incaricato per la gestione di questi progetti. Proprio per la particolarità del periodo che noi stiamo affrontando per andare il più possibile incontro alle nostre imprese, per la prossima annualità la riduzione di questi costi sarà totale, ossia l'intervento pubblico regionale abbatterà completamente quello che sarebbe il costo di partecipazione a queste attività. Ad ogni impresa partecipante
vengono concessi 15.000 euro di bonus da utilizzare nel corso dell'anno per ogni PIF a cui l'impresa partecipa. Questo perché è tipico l'esempio dell'azienda meccanica che può essere coinvolta sia in un settore aerospazio come nel settore automotive, ebbene l'azienda avrà una concessione di 15.000 euro per ciascun anno, per ciascuna filiera. I prossimi eventi, per dare un esempio di in cosa poi si sostanzia questa nostra partecipazione, il primo appuntamento di qui a qualche giorno sarà proprio a Torino e online il 16 e 17 settembre per ETVTM, una business convention caratterizzata da appuntamenti sia di conferenze e webinar, ma anche esposizione virtuale, incontri B2B con quella che è la community dell'Automotive and Transportation. È la seconda, in vista anche di quella che sarà la seconda edizione di VTM, evento di cui ICE è stato già partner nella prima edizione nel 2018, era prevista la seconda edizione nella prima vera di quest'anno, ora rinviata al prossimo anno. A seguire una serie di altri eventi e terrei a sottolineare, data anche la presenza dei colleghi del mondo camerale, che in molti di questi eventi, VTM è il primo in ordine di tempo, vi è sempre la partecipazione e spesso la partecipazione anche con partecipazione finanziaria, soprattutto per gli eventi che si svolgono nel nostro territorio, dei colleghi delle Camere di Commercio, in particolare VTM vede l'importante impegno della Camera di Commercio di Torino e anche dei colleghi della Camera di Commercio di Cuneo. A seguire una serie di altri eventi, ma credo che poi nell'ambito delle domande, come gli altri relatori, così anch'io sarò a disposizione per rispondere su alcune di queste attività. I progetti integrati di filiera, così come ci veniva ricordato per le misure che caratterizzano il patto per l'export, sono pensati anche come un sostegno alla ripartenza. Gli elementi principali che lo caratterizzano, molte imprese probabilmente li conoscono, sono ancora una volta 8 le filiere con alcuni ampliamenti. Avete modo di vedere la famiglia della meccanica, automotive and transportation è il primo ampliamento, aerospazio, meccatronica, cleantech con un'estensione al green building a partire da quest'anno, salute e benessere, abbigliamento, design alta gamma, tutto quello che in qualche modo caratterizza il Made in Italy e per quanto riguarda il Piemonte anche una forte caratterizzazione sul tessile e sull'agri-food che sono due dei nostri distretti d'eccellenza. Tutte le aziende che avevano già partecipato alla precedente edizione triennale dovranno presentare questa volta una nuova domanda di adesione. Ricordo che si presenta una sola domanda anche per partecipare a più filiere. Della concessione dell'aiuto abbiamo già detto, è un aiuto che viene contabilizzato in regime de minimis. Le principali novità, come dicevo, l'ampliamento di alcune filiere, sempre più arricchita l'offerta di azioni che generano specifiche opportunità di business, come i B2B che riscuotono e sono quelli sempre più richieste dalle nostre imprese, l'abbattimento totale dei costi di partecipazione almeno per la prima annualità, proposte di workshop B2B e partecipazione, vi ho detto ETVTM sarà la prima occasione anche in modalità di virtuale, ma anche nuovi servizi di tutoring e di supporto in ambito di e-commerce che, come ci veniva giustamente ricordato, riscuotono sempre più centrali, sempre maggiormente importanti nella loro centralità, ma al tempo stesso vedono un certo gap da parte delle nostre imprese. Io vi ringrazio, chiudo qui il mio intervento e sono a disposizione per ogni ulteriore domanda che vogliate, che riteniate di porre da parte delle imprese. Grazie. Mille grazie, dottoressa Marcon, per questo esaustivo e molto
concreto quadro che ci ha offerto e passo subito la parola al dottor Giorgio D'Andrea della struttura Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione dell'Assessorato Finanze, Attività Produttive e Artigianato della Regione Val d'Aosta. La parola è sua. Buonasera a tutti. Innanzitutto io vi porto i saluti dell'assessore nonché presidente Renzo Testolin, che purtroppo per un impegno concomitante non è potuto essere presente, ecco, a questo incontro. E sono qui con la collega, la dottoressa Emanuela D'Andres, che si occupa degli strumenti appunto sull'internazionalizzazione. Partirei subito con la presentazione, perché ho visto che ci siamo un po' dilungati con i primi interventi, e andrei a caricare una breve presentazione in maniera tale che potete seguirla direttamente. Eccoci. Partirei dalla strategia di specializzazione intelligente, alla quale fondamentalmente sono improntati un po' tutti gli strumenti di finanziamento della Regione Valle d'Aosta. La S3 Valdostana individua sostanzialmente tre ambiti tecnologici target. Il primo è quello della... Andrea, noi non stiamo vedendo la presentazione. Ah, non vedete la presentazione? No. Non c'è, a me risulta il video. Sta corretta, ministro. Ma come? A noi è visibile. Ah, perfetto. Allora, però va bene, allora continuiamo. La rimetta di nuovo cortesemente, dottor D'Andrea. Eccoci. Qua vicino, collegati in utenze, come utenti, la vedono. Perfetto, allora siamo noi che non ci riusciamo. Prego, proseguo allora con la presentazione. Come dicevo appunto, la strategia di specializzazione intelligente della Valle d'Aosta prevede tre ambiti tecnologici target. Il primo è quello della montagna di eccellenza, nel quale sono state individuate le attività industriali di punta localizzate in Valle d'Aosta ed operanti nei comparti degli acciai speciali, della meccanica, dell'elettronica, dei materiali per la montagna e dei sistemi informatici. Ci sono inoltre le eccellenze dell'offerta valdostana sui mercati turistici internazionali nella stagione estiva con i principali comprensori sciistici e nel periodo estivo con le alte vie e i sistemi di rifugi alpini. Le principali tecnologie abilitanti a supporto dello sviluppo di questa attività sono principalmente le ICT e la micro e nanoelettronica. Abbiamo poi un secondo ambito che è quello della montagna sostenibile, della montagna smart o montagna intelligente. In questo ambito sono indicate le specializzazioni connesse alle attività finalizzate alla crescita digitale del territorio. In particolare gli ambiti prioritari sono la infrastrutturazione del territorio con reti di comunicazione veloce, i servizi per la sicurezza e il monitoraggio del territorio, i servizi digitali della pubblica amministrazione, in particolare a favore delle imprese e dei cittadini, il sistema dei beni culturali, che in Valle d'Aosta significa fondamentalmente i castelli, l'Aosta romana e preromana, Forte di Bar, e la mobilità intelligente. In questo caso, ecco, la principale tecnologia abilitante su cui puntare è ancora quella delle ICT. Abbiamo poi un terzo ambito, che è quello della montagna sostenibile, nel quale ritroviamo un po' tutte le attività green e sostenibili, sulle quali innescare processi di sviluppo innovativo e tecnologico. Esse includono i comparti delle energie rinnovabili, l'agri-food, il turismo green, l'edilizia sostenibile e la bioedilizia, le gestioni dell'ambiente e degli ecosistemi, trattamento dei rifiuti e l'ambito della salute con la ricerca medica, ecco, che è stato inserito in un secondo tempo all'interno della strategia. Le principali tecnologie abilitanti da impiegare sono comunque sempre le ICT, la micro-nanoelettronica e le biotecnologie. Poi passerei alla
slide successiva, dove sostanzialmente sono elencati un po' i punti di forza della Regione Valle d'Aosta. Beh, innanzitutto c'è da dire che la Regione Valle d'Aosta è la più piccola regione italiana e la meno popolata d'Italia, circa 127.000 abitanti. Allo stesso tempo ha una posizione geografica strategica, perché confina appunto con Francia e Svizzera. Quindi i principali punti di forza sono appunto le produzioni di eccellenza, sia nel settore agroalimentare che anche nel settore manifatturiero, l'alta qualità della vita e la natura incontaminata. Dicevamo prima appunto che la Regione Valle d'Aosta è la più piccola regione italiana e proprio per le sue dimensioni ridotte e la capacità in qualche modo di innovare rappresenta praticamente un potenziale laboratorio per l'innovazione. E tra l'altro il fatto di avere delle dimensioni ridotte facilita anche le interazioni con tutti i livelli dell'amministrazione da parte delle imprese. E la Valle d'Aosta tra l'altro ha messo in campo diversi strumenti finanziari e agevolazioni cercando di coprire un po' tutti i livelli dell'impresa. Quindi noi abbiamo dei finanziamenti per la nascita e la crescita delle imprese, quindi sono finanziamenti alle start-up mediante l'avviso Start the Valley Up. Ci sono poi finanziamenti che servono all'impresa appunto per crescere, quindi per sostanzialmente l'acquisizione di macchinari e attrezzature innovative, piuttosto che per acquisizione di consulenze. E poi abbiamo una serie di bandi sulla ricerca e sviluppo. E tra l'altro abbiamo appunto messo in atto anche dei bandi per unità di ricerca che permettono di finanziare collaborazioni, quindi progetti collaborativi tra imprese e organismi di ricerca. E in Valle d'Aosta c'è anche la possibilità appunto di trovare la soluzione immobiliare più idonea per le imprese e tramite una nostra società partecipata che è Struttura Valle d'Aosta, che è proprietaria di una quarantina di immobili a destinazione industriale e artigianali e di due incubatori di impresa. Un altro fattore molto importante è il fatto che la Valle d'Aosta è completamente cablata. Infatti, attraverso il progetto VDA Broad Business, questo ha permesso di posare circa 600 km di fibra ottica per banda ultralarga, che raggiunge quindi tutti i 74 comuni della regione. Come abbiamo visto appunto, la Valle d'Aosta finanzia in maniera importante la ricerca e l'innovazione che considera fondamentalmente strategiche e tra l'altro ecco, abbiamo anche l'aspetto dell'energia intelligente dove sostanzialmente l'energia elettrica prodotta è quasi esclusivamente da fonti rinnovabili e sul territorio tra l'altro è presente la più capillare rete di colonnine elettriche a livello italiano. Passiamo invece a vedere quali sono gli strumenti che la Regione ha messo in atto ecco, per favorire l'internazionalizzazione. Innanzitutto è stato stipulato con il Ministero, con il MISE e con l'ICE un protocollo d'intesa per lo sviluppo di strategie e strumenti complementari per attrarre investimenti, per attrarre appunto ricerca ed assistenza di investitori esteri in Valle d'Aosta e la sperimentazione di un sistema di governance tra amministrazioni centrali e regionali. Questo protocollo purtroppo è scaduto il 25 gennaio 2020 e non è stato possibile rinnovarlo a causa del regime di ordinaria amministrazione. Si spera che a breve, considerato che appunto ci saranno le elezioni, ecco, si possa sbloccare questa situazione e si possa rinnovare ecco, questo protocollo per noi importante. Il protocollo tra l'altro prevede che l'ICE e la Regione Valle d'Aosta attuino ogni forma di collaborazione per la raccolta di opportunità di investimento in Valle d'Aosta coerenti con la strategia regionale di cui parlavamo prima, ecco, e per la costruzione di un portafoglio di offerta territoriale adatto ad essere promosso presso gli investitori internazionali. Tra l'altro l'ICE e la Regione Valle d'Aosta possono collaborare per attrarre investimenti diretti esteri, quali la compartecipazione ad eventi, convegni, organizzazione di missioni di operatori in Italia e all'estero, la predisposizione di materiale informativo o altre manifestazioni rilevanti. Ecco, la Regione sostiene quindi direttamente i processi di internazionalizzazione delle imprese mediante la legge 6 del 2003 e in particolare
l'articolo 24 di questa legge, che prevede la concessione di contributi a imprese industriali e artigiane che operano in Valle d'Aosta per la realizzazione di iniziative quali appunto studi relativi a strategie di marketing finalizzate all'internazionalizzazione, partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali che si svolgono all'estero o che si svolgono nel territorio nazionale ma che hanno una rilevanza internazionale, e progettazione e realizzazione di nuove campagne pubblicitarie. Questi contributi a fondo perduto coprono una percentuale dei costi sostenuti dalle imprese che va dal 30 al 60%, in relazione naturalmente al numero di paesi esteri coinvolti e alla presenza di collaborazioni interaziendali con altre imprese italiane o straniere. Nel 2018 sono state finanziate 8 iniziative, nel 2019 abbiamo finanziato 4 iniziative, nel 2020 per il momento abbiamo finanziato 3 iniziative e ne risultano 2 in fase di istruttoria. Ecco, sempre mediante la legge 6, in particolare in questo caso l'articolo 24,3 bis, la Regione sostiene anche iniziative di associazioni di categorie, enti pubblici ed enti privati che organizzano manifestazioni fieristiche e promozionali, sia in Italia che all'estero, che abbiano naturalmente ricadute relativamente all'internazionalizzazione delle imprese. Nel 2019 ha sostenuto l'iniziativa Ven Extrem al Forte di Bar, che è un'esposizione di vini dedicata alla viticoltura eroica. Poi la Regione partecipa direttamente alle fiere a carattere internazionale più rilevanti per il tessuto economico locale, ospitando le imprese più rappresentative del territorio in stand collettivi. Per quanto riguarda le attività produttive, negli ultimi anni ha partecipato allo SMAU e ad Artigiano in Fiera di Milano. Nel settore turismo ha partecipato al TTG di Rimini, mentre le aziende del settore agroalimentare hanno presenziato al Salone del Gusto di Torino, al FESPO di Zurigo, al Vinitaly di Verona e al CIS di Bra. Ecco, nella slide successiva, come potete vedere, si parla di una legge regionale che tra l'altro è stata approvata di recente, la 8 del 13 luglio 2020, che ai sensi dell'articolo 56 di questa legge la Regione concede alle imprese contributi a fondo perso, nella misura del 50% della spesa ammissibile, per l'effettuazione di investimenti materiali e immateriali finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico e alla realizzazione di campagne pubblicitarie. Si sta lavorando al momento alla predisposizione delle disposizioni attuative. Ecco, in questa slide sostanzialmente la Regione, con il supporto della Camera di Commercio, cioè la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni, fornisce numerosi servizi per l'internazionalizzazione. Tali servizi sono linkati in questa slide e lascerei però illustrare questi servizi al Presidente della Camera Valdostana delle Imprese, Nicola Rossè, che farà l'intervento conclusivo di questo incontro. E ringrazio tutti e rimaniamo naturalmente a disposizione nel caso appunto ci siano delle domande di chiarimento alla fine delle presentazioni. Anche lei per la puntualità, e vedo che abbiamo un po' sforato i tempi, però tenevo molto a che le due regioni potessero esprimersi con l'interezza delle loro presentazioni, proprio perché ci troviamo di fronte ad un uditorio che ci sta seguendo dal Piemonte e dalla Val d'Aosta. Quindi adesso invito il presidente dell'ICE, Carlo Ferro, a prendere la parola e raccomando da ora in poi il rispetto dei tempi e essere sintetici, ma naturalmente so che ciascuno di voi ha tanto da dire, quindi rivolgo alla vostra capacità di sintesi. Carlo, a te, grazie di esserci. Ministro Stellino, che saluto il dottor D'Andrea, la dottoressa Marcon, gli amici di Sace e Simest, tutti i relatori e le imprenditrici e gli imprenditori partecipanti. Farò del mio meglio a Liborio per stare nei 10 minuti che mi avete assegnato, ma inizierei con una nota di piacere del fatto che questo roadshow inizi con
le regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta, perché io sono convinto che ci sono due cose che fanno forte il Made in Italy nel mondo: le piccole e medie imprese e l'economia dei distretti industriali. La Val d'Aosta è un'economia di piccole e medie imprese, il Piemonte è un campione del successo dei distretti industriali, dall'automotive alla robotica, all'aerospazio di Torino, al riso di Vercelli, dal vino delle Langhe, alla tessile di Biella, all'oreficeria di Valenza, ma credo che la dottoressa Marcon, parlando dei progetti integrati di filiera, abbia già sottolineato questo aspetto. Lo sottolineo anche i numeri. Pensate che lo scorso anno i distretti del Piemonte hanno aumentato l'export del 7% anno su anno, contrariamente a una tendenza regionale che invece non è stata complessivamente positiva. Piemonte e Valle d'Aosta insieme cubano un valore di circa 45 miliardi di euro di export nel 2019, è il 10% dell'export nazionale. Il Piemonte è la quarta regione esportatrice del paese, e siccome l'export pesa più o meno in tutte le regioni un terzo del PIL regionale, è inevitabile che il forte impatto del rallentamento delle attività sul commercio internazionale dovuto al Covid oggi abbia delle conseguenze molto importanti. Quindi come reagire a questa situazione? Veramente io credo che abbiamo voluto combinare reazione e visione, il supporto al rapido recupero delle quote di mercato delle imprese italiane sui mercati internazionali, ma anche un supporto e un incoraggiamento alla loro transizione verso dei nuovi modelli di business su innovazione, sostenibilità e digitale, per aiutare le imprese a vincere una sfida rispetto a nuovi paradigmi di consumo e a nuovi modelli commerciali. Quindi da qui la digitalizzazione dei processi di promozione dell'export, la diffusione dell'e-commerce e il patto per l'export che il ministro Stellino ha così bene descritto, proprio traccia questa direzione nell'ambito delle sei direttrici, e su queste sei direttrici direi ICE è particolarmente attiva su quattro: il piano di comunicazione del national brand, l'e-commerce, la formazione digitale ed il sistema fieristico. E direi anche forse con una particolare attenzione verso le piccole e medie imprese, perché rappresentano oltre il 90% delle imprese italiane, ma solo il 51% dell'export, e per poi sono quelle più vulnerabili o che sono meno autonomamente dotate di risorse finanziarie e organizzative per far fronte a queste nuove sfide. Credo che il sostegno delle piccole e medie imprese caratterizzasse già l'azione dell'ICE prima dell'emergenza del Covid. Avrete notato nuovi indirizzi orientati al servizio delle piccole e medie imprese, nuove iniziative. Da novembre 2019 siamo tornati sul territorio, nelle regioni, con una rete di desk regionali, che è una grande operazione con i nostri partner di sistema. Ringrazio il gruppo CDP per questo. Il programma prevede che i funzionari ICE siano a disposizione tutti i mercoledì presso la sede SACE di Torino, ogni martedì presso la sede di Confindustria di Aosta. Oggi chiaramente siamo ancora in modo virtuale, ma non appena possibile questi incontri saranno ripresi di persona. E nelle vostre due regioni fino ad oggi i due desk hanno fornito servizi a 100 nuovi clienti, nuove imprese, alla maggior parte delle quali non aveva ancora esportato. Altra importante novità: da aprile dell'anno scorso i servizi fondamentali di avvio all'export da parte dei nostri 78 uffici nel mondo sono diventati gratuiti per le imprese fino a 100 addetti, e sono stati per le imprese piemontesi e valdostane 1121 servizi forniti a 397 imprese. E poi l'emergenza Covid, come ha ricordato il ministro Stellino, alla fine ci ha veramente visto sotto il coordinamento del MAECI della necessità di reagire rapidamente. Inizialmente con l'offerta gratuita del primo modulo di partecipazione a Fiere Estere fino alla fine del 2021, quindi per essere pronti a partecipare alla ripresa, che fortunatamente è vicina a partire o sta partendo, e poi il rimborso alle imprese degli oneri sostenuti con ICE per la partecipazione alle fiere poi annullate. Sono state per tutta Italia 1421 rimborsi, 121 hanno riguardato aziende del Piemonte e della Valle d'Aosta.
Il patto con l'export ha veramente stimolato sulla spinta del Ministero degli Affari Esteri una sostanziale rivisitazione e accelerazione dei nostri programmi, con focus su comunicazione, digitale e formazione. ICE è l'attuatore della campagna globale di National Branding volta a riaffermare il Made in Italy come sinonimo di qualità, tradizione, lifestyle, innovazione, ma anche di salubrità e di sostenibilità. I dettagli, gli indirizzi li ha ricordati bene il collega Stellino e credo che qua possiamo iniziare a fare il punto di dove siamo. Abbiamo svolto una molto estesa direi consultazione di mercato con 600 soggetti partecipanti che voglio ringraziare. Abbiamo ricevuto le proposte di candidatura e stiamo valutando numerose richieste da parte di imprese per la partecipazione alla gara. Anche in questo caso credo che ci sia stata una risposta di grande successo da parte del mercato. Avevamo previsto di concludere questa gara nei primi giorni di ottobre e confermo che la gara si concluderà nei primi giorni di ottobre. Il tema della formazione, poi, che oltre alle grandi iniziative tradizionali, il CORCE, quelle consuetudinarie dell'ICE, hanno tre momenti nuovi. Riguardano i mercati, riguardano il digitale e riguardano le start-up. Abbiamo svolto oltre 30 webinar mercati in diretta organizzati con il Ministero degli Affari Esteri a cui hanno preso parte circa 8.000 imprese, diverse delle quali hanno poi chiesto servizi ai nostri uffici e mi auguro che molte delle quali diventeranno domani dei nuovi esportatori. L'iniziativa di formazione di nuovi Digital Export Manager che le vostre aziende potranno utilizzare con i voucher per i Temporary Export Manager e da quest'anno queste nuove formazioni avranno competenze maggiormente orientate in termini di materie di strategia digitale, di social media, di e-commerce, di cyber security, di blockchain. E poi il Global Startup Program che è alla sua seconda edizione e offre quest'anno a 150 startup italiane l'opportunità di accelerazione per 3 mesi in acceleratori esteri nei 10 paesi. Per le manifestazioni fieristiche da fine luglio è a disposizione una piattaforma che abbiamo chiamato Fiera Smart 365, che è uno strumento digitale che non sostituisce la fiera, anzi si basa sul momento fisico nel quartiere fieristico, ma vuole amplificarne e prolungarne gli effetti, potenziandone l'impatto, con un duplice obiettivo. Nell'immediato quello di consentire la partecipazione remota alle fiere, che fortunatamente in queste settimane stanno iniziando a ripartire, trasferire il look and feel, ricreare l'accesso ai cataloghi, ai video e creare la possibilità di meeting interattivi con la controparte. Strutturalmente questa piattaforma consente anche poi di tenere in vita per gli altri 360 giorni all'anno un network di operatori qualificati e certificati dalla fiera stessa che possa continuare a fare business nel corso dell'anno. È una piattaforma che è adattabile in funzione delle specificità di ogni settore, è scalabile, inteso come possibilità di integrarla con funzionalità diverse, fino, e lo svilupperemo in una seconda fase, all'uso dell'intelligenza artificiale per il matching fra gli operatori, ed è uno strumento che è a disposizione di tutto il sistema fieristico che ne voglia far uso, ma anche di tutti gli operatori, perché con questo strumento possiamo svolgere business forum remoti e perché no anche missioni di sistema remoto, in cui alla fine, soprattutto in un momento di un po' emergenza per le imprese, sarà possibile contattare operatori e possibili partners in paesi esteri, restando nella propria fabbrica, nel proprio atelier, nel proprio laboratorio, nel proprio azienda di produzione. Questo non cambia il forte supporto alle fiere fisiche, sono sicuro che ne parleranno anche gli amici di Simest. Abbiamo fatto a giugno e luglio un lavoro incredibile per cercare di tenere in piedi le manifestazioni fieristiche previste nell'autunno e sono contento che si ripartano e lunedì è in programma la partenza con Milano Unica di una grande fiera internazionale.
In più il supporto Simest offre per gli espositori la possibilità di avere minori costi, il supporto dell'ICE, un nuovo indirizzo per la partecipazione di operatori esteri sia dal punto di vista paese sia dal punto di vista delle modalità di partecipazione in remoto. Chiudo con l'e-commerce, è già stato ricordato l'incidenza del commercio elettronico sul totale delle esportazioni in Italia è solo del 7% ed è meno della metà della media mondiale. Di fronte a un mondo in cui i giovani, sappiamo, non conoscono neanche qual è il confine fra l'offline e l'online. Al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane su piattaforme globali, stiamo accelerando gli accordi per vetrine del Made in Italy su grandi marketplace, quindi opportunità per le imprese di partecipare a gruppi di centinaia di imprese a vetrine virtuali da noi organizzate e sponsorizzate su dei marketplace. All'inizio del 2009 ce n'erano due, oggi ce ne sono 13 già operative, a fine 2020 diventeranno 24 accordi operativi in 16 paesi con nomi del calibro di Amazon per 5 paesi, Alibaba, WeChat e Jidong per la Cina, Locado nel Regno Unito, Flipkart in India, Gmarket in Corea del Sud, solo per citarne alcuni. Questi accordi alla fine prevedono la possibilità di intervenire, noi lo chiamiamo mano nella mano, per condurre una piccola impresa insieme ai nostri partner attraverso tutti gli step della catena dell'e-commerce, dalla creazione del portale all'incasso della fattura. Anche il nostro programma con la grande distribuzione organizzata è stato riorientato per spostare le iniziative il più possibile su piattaforme ibride, le cosiddette offline to online, il fisico e il digitale insieme. Complessivamente parliamo di 59 iniziative fra e-commerce e GDO digitale per un investimento di 75 milioni di euro e un target di 28 paesi di presenza. Mi fa piacere che ad oggi, ho chiesto ieri il dato, le imprese di Piemonte e Val d'Aosta che sono già presenti nell'e-commerce su queste iniziative siano già 112. Bene, io qua mi fermo per stare nei tempi, molto di più ci sarebbe da dire, ma mi farà piacere farlo eventualmente rispondendo alle vostre domande. Spero che sia passato comunque un messaggio, quello di Unice che è al servizio delle imprese e dei territori. Vi ringrazio. Grazie ancora al presidente dell'ICE Carlo Ferro. Adesso ci dirigiamo rapidamente verso il polo finanziario assicurativo dell'export. Continuo a invitare le imprese che ci ascoltano a presentare delle domande. Passo la parola al dottor Stefano Bellucci, responsabile PMI di SACE. A lei la parola. Grazie Ministro Stellino, buon pomeriggio a tutti. Lasciatemi fare un brevissimo ringraziamento ovviamente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e a ICE Agenzia per averci ancora una volta coinvolto in questo roadshow in cui SACE ha avuto il piacere e l'onore di dare il contributo sin dalla sua prima edizione. Ovviamente le istituzioni locali, oltre a ringraziarle, ci fa piacere che siano coinvolte perché crediamo che siano lo snodo territoriale importante per avvicinarsi alle aziende, ma soprattutto vorrei ringraziare le aziende che hanno deciso oggi di partecipare e speriamo che il nostro contributo possa essere utile per loro e soprattutto in questa fase di ripresa. Per essere più efficiente ed efficace nei pochi minuti dedicati e per rispettare lo slot assegnato vorrei condividere con voi una breve presentazione, quindi se mi concedete veramente pochissimi secondi ve la mostro. Datemi un secondo e ci lavoro. Non la vedo. No, non è questa. Scusatemi. Magari chiedo aiuto al dottor Armenia. Condivisione? Sì, però faccio. Grazie, sì. Eccola qua. Eccomi qui.
Come vedete, SACE da quasi 50 anni è al servizio delle imprese che hanno una vocazione all'export, che hanno una vocazione all'internazionalizzazione e che vogliono crescere sui mercati internazionali. SACE è nata come singola società, ma vedremo fra poco, ormai è un gruppo strutturato che offre tutta la gamma di servizi assicurativi e finanziari alle nostre aziende, sia di piccola, media e grande dimensione. Come ha detto il ministro Stellino, io sono il responsabile per le PMI, lo voglio solo sottolineare per il fatto che, perché vorrei sfatare subito un mito a favore delle aziende che ci ascoltano. SACE non serve solamente grandi gruppi o gruppi di medie dimensioni, ma soprattutto piccole e medie imprese. Come vedete, abbiamo servito recentemente un numero di oltre 20-23 mila aziende e di queste l'80-90% sono PMI. Nel corso degli anni abbiamo così gestito, assicurato e finanziato progetti per molti miliardi di euro e in questo momento il portafoglio, come vedete, è di oltre i 134 miliardi di euro. Questa lunga esperienza nel mondo assicurativo e finanziario a supporto dell'export, che come giustamente ricordava il presidente Ferro è il motore principale del PIL nazionale, ha fatto sì che nel momento in cui, e lo vedremo a breve, è stato necessario implementare degli strumenti emergenziali a supporto della ripresa, il governo ha indicato SACE come principale attore di questi strumenti con il decreto liquidità. Vi dicevo, SACE è un gruppo articolato, SACE fa parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti e SACE è la capogruppo a sua volta di una serie articolata di società prodotto che offrono alle piccole e medie imprese diversi strumenti, a partire dagli strumenti assicurativi di breve termine, con la nostra controllata SACE BT, a partire dagli strumenti di factoring, quindi tutta la parte di smobilizzo crediti, sia nel breve che nel medio-lungo termine, e con la nostra società di servizi, che invece offre due strumenti molto semplici ma molto efficienti e utili al mondo delle PMI, che sono quello delle informazioni commerciali approfondite e strutturate e soprattutto quello del recupero crediti. Per quanto riguarda Simest, è stato già detto molto, il collega amico Francesco Tilli, che mi seguirà nell'esposizione, entrerà nel dettaglio degli strumenti che Simest è in grado di mettere a disposizione, quindi non approfondisco, ma il punto che tengo a sottolineare è che tutte queste società sono fruibili in un unico punto da parte delle aziende del territorio e, come è stato già citato, insieme al Flying Desk ICE presso il nostro ufficio di Torino, le aziende del territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta trovano un'unica porta a cui rivolgersi per utilizzare questi, questi strumenti. In questa slide, che riteniamo molto importante perché riusciamo a esprimere in un'unica immagine, che una pillola che probabilmente può essere utile per essere portata a casa, è un po' quale può essere tutto il supporto che il gruppo SACE Simest può dare alle imprese in tutto il ciclo della sua attività internazionale, quindi sin dalle fasi iniziali in cui è necessario conoscere i mercati e le controparti e quindi, come vi dicevo, accedere ai nostri rapporti informativi sulle aziende, accedere alla nostra mappa rischi e opportunità interattiva fruibile in maniera aperta e gratuita dal nostro sito web, sin alla valutazione delle controparti, per poi passare in una ideale fase successiva al primo contatto con il cliente, in cui c'è da entrare in rapporto con questa controparte estera e quindi probabilmente è necessario, soprattutto per chi esporta beni semidurevoli o impiantistica o macchinari, ma non solo, magari è necessario accedere
e mettere garanzie internazionali e lettere di credito, e questo è un punto su cui possiamo intervenire al vostro supporto. Ovviamente per predisporre un accesso strutturato ai mercati internazionali o per predisporre in maniera adeguata un'esportazione è necessario avere le linee di credito di working capital, quindi di breve termine, a disposizione, e qua possiamo intervenire in affiancamento al sistema bancario nel fornire questi strumenti di capitale circolante che aiutano l'azienda a predisporre la esportazione o l'entrata nei mercati in maniera strutturata. Arriviamo al punto focus dell'attività di SACE, come dicevo, da ormai 50 anni, che è quella dell'assicurazione del credito, perché è chiaro che nel momento in cui andiamo ad esportare, l'esportatore deve essere sicuro che il pagamento avvenga in maniera corretta, avvenga nei termini corretti e soprattutto che questo pagamento avvenga. Quindi, come vi dicevo, uno strumento che possiamo mettere a disposizione di tutte le aziende, a partire dalle piccole imprese, è quello dell'assicurazione del credito. Quindi con una piattaforma digitale possiamo offrire la copertura assicurativa contro il rischio di mancato pagamento e per poi procedere eventualmente con lo step successivo che vedete, anche in caso di pagamento differito nel tempo, come sempre più avviene e anche sempre più in questi momenti di tensione e di crisi, con un pagamento differito possiamo offrire degli strumenti di smobilizzo e di liquidità. Per arrivare, anche qua però non anticipo quello di cui parlerà il collega Francesco Tilli, a interventi strutturati nei mercati esteri, sia per un approccio commerciale stabile, sia per un insediamento produttivo in cui con i colleghi di Simest e insieme a loro possiamo offrire e soluzioni finanziarie e soluzioni assicurative per i rischi di questi investimenti all'estero. Quindi per chiudere su questa immagine, il gruppo SACE Simest può servire in tutto il ciclo produttivo la piccola, media e grande impresa, e soprattutto il punto che vorrei sottolineare è che lo può fare in maniera digitale. Come vedete in azzurro sono evidenziati i prodotti già digitali, per i quali prodotti finanziari assicurativi che sono completamente digitali, per i quali non è necessario firmare nessun foglio di carta, ma tutto il processo di richiesta e di delibera viene effettuato in maniera digitale, in maniera molto efficiente, in tempi molto rapidi. Ovviamente a questo intervento, che possiamo definire strutturale a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione che SACE ha avuto nel corso degli anni e che continuerà a avere in futuro, abbiamo affiancato negli ultimi mesi questi interventi, lasciatemi dire, emergenziali, ma molto consistenti, che si esprimono appunto con lo strumento di Garanzia Italia, che vedremo fra poco, ma con interventi di moratoria e dilazione di pagamento su tutti gli strumenti SACE e Simest, e ovviamente in affiancamento al sistema bancario. Ma non solo questo, ma abbiamo predisposto anche degli strumenti assicurativi integrativi rispetto a quelli ordinari, insieme a delle garanzie finanziarie in affiancamento al sistema bancario, per dare un ulteriore boost alle aziende in questo momento di ripresa. Come vedete anche qua, lo strumento Garanzia Italia è completamente digitale, pertanto le aziende e le banche che vogliono utilizzare lo strumento di cui facciamo riferimento possono farlo tranquillamente su una piattaforma digitale senza nessun intervento cartaceo, in tempi molto rapidi che vedremo fra pochissimo. Ecco, vi dicevo, nel momento in cui l'emergenza sanitaria del Covid-19 è diventata anche un'emergenza finanziaria per il mondo delle imprese e per il mondo degli imprenditori, il governo con il decreto liquidità di aprile, che è stato il primo e poi seguito da tutti gli altri, ha messo in piedi degli strumenti a supporto di questa fase, individuando SACE come attore principale di questo strumento.
E vedete, il primo, con il decreto liquidità è stato appunto istituito lo strumento che definiamo Garanzia Italia, che prevede una dimensione di intervento fino a 200 miliardi. In questo momento lo strumento è largamente usato, ma altrettanto largamente disponibile per l'ultimo periodo del 2020, e lo strumento è uno strumento agevolativo che rientra nell'ambito del temporary framework dell'Unione Europea, che ha dato spazio agli singoli stati per interventi emergenziali al di là del concetto degli aiuti di Stato, e quindi consentendo degli interventi a favore delle aziende più lunghi nel tempo, e con questo arriviamo fino a 6 anni, e con modalità di pagamento e prezzi molto contenuti e fissati per legge. Vi dicevo, l'accesso a questo strumento deve avvenire tramite il sistema bancario, ma tutta la nostra rete di consulenti SACE è a disposizione vostra tramite la nostra rete territoriale per supportarvi nell'identificare le modalità di intervento migliori, più efficienti ed efficaci per la singola azienda, e guidarvi alla presentazione della domanda. Vi dicevo, nei successivi interventi legislativi di questi mesi sono stati posti anche degli altri interventi agevolativi che la nostra società, il nostro gruppo può mettere a vostra disposizione, e per esempio quelli a favore della tutela dell'ambiente e dello sviluppo green, con una linea dedicata fino a 20 miliardi, anche qua dedicata a tutte le aziende che vogliono effettuare progetti di riconversione, di avvio a una attività green a 360 gradi. Ultimo punto, ma non meno importante, è quello degli ulteriori 200 miliardi che sono stati definiti finanza per la crescita, che il Ministero dell'Economia e Finanze ha messo a disposizione delle aziende tramite il gruppo SACE, con interventi anche sul mercato domestico, e su questo stiamo lavorando veramente alacremente insieme al Ministero dell'Economia e Finanze per mettere a terra gli strumenti entro l'anno, e poi proseguire con questa attività ovviamente nel 2021. Come vedete, gli interventi sono molto grandi, molto disponibili, arriviamo fino a un massimale di 400 miliardi, ma questo è solo una parte, perché ovviamente, come vi dicevo, questa attività emergenziale va ad affiancare quello che è il perimetro tradizionale di SACE, che, come avete potuto sentire poco fa, già oggi è oltre di 130-140 miliardi come stock di operazioni. Ma come facciamo tutto questo? Perché la domanda è molto pertinente, credo, e forse qualcuno magari l'ha già scritta. Lo facciamo con un intervento e con un approccio organico e integrato. Perché dico un approccio organico e integrato? Perché ovviamente noi crediamo che sia fondamentale avere una vicinanza alle imprese. L'ufficio SACE a Torino, aperto ormai da molti anni, strutturato, in crescita continua in termini di persone e di professionisti a disposizione delle aziende del territorio, è una testimonianza alle aziende di questo territorio molto, molto concreta. Il gruppo SACE, vedete, ha una capacità di mettere a terra un numero di professionisti sull'export e sull'internazionalizzazione molto ampio, sia nelle proprie sedi centrali di Roma e di Milano, ma soprattutto nelle sedi territoriali. Ormai sono 15 su tutto il territorio, e quindi veramente andiamo da Torino a Palermo con tutte le regioni intermedie coperte dai nostri uffici, ma non solo, perché abbiamo anche una rete di uffici all'estero molto capillare, la più capillare di tutti i nostri omologhi agenzie per l'export a livello internazionale, e copriamo tutte le aree di destinazione geografica di target per le aziende. Ovviamente siamo integrati e coordinati con i colleghi dell'ICE, tant'è vero che nella quasi totalità le nostre sedi sono congiunte, in modo tale da offrire quel servizio che il Presidente Ferro diceva,
diceva, sempre univoco alle aziende in maniera strutturata e semplice. I paesi di cui facciamo, su cui operiamo sono praticamente tutti i paesi del mondo, arriviamo oggi a 190 paesi. È stato già fatto un riferimento al portale unico per web dove poter accedere ai nostri servizi in maniera integrata e ovviamente con Garanzia Italia c'è un portale banche a cui poter accedere. Il tutto coordinato oltre che dai nostri uffici sul territorio anche da un customer care disponibile 7 giorni su 7 H24 praticamente. E quindi vi dicevo, questo è il primo pilastro, che è quello della presenza fisica, che noi crediamo che sia fondamentale. Ovviamente questo non è più sufficiente, non possiamo più prescindere da un approccio, vi dicevo, integrato e organico insieme a una snella e semplice digitalizzazione dei nostri prodotti. Avete visto, il 90% dei prodotti SACE Simest ormai sono praticamente tutti digitali, l'offerta può avvenire dal nostro portale unico e quindi il mix creato e in fase di ulteriore approfondimento ed espansione fra i nostri professionisti sul territorio e la facilità di fruizione tramite il nostro portale dei nostri prodotti digitali, crediamo che sia uno strumento e una modalità di approccio efficiente, e le aziende ce lo testimoniano in questo senso. Ulteriore punto importante è stato già toccato, ovviamente noi crediamo che quella dell'education e della cultura all'export sia un punto chiave. Nel nostro portale abbiamo la possibilità di offrire dei contenuti di education modulabili e scalabili secondo le esigenze delle aziende, con dei kit personalizzati che possono essere utilizzati sia dalla PMI, dalla microimpresa, dalla piccola impresa, ma anche dall'azienda grande che può accedere a strumenti più approfonditi e personalizzati, ma ovviamente anche la piccola impresa che ha necessità di capire come funziona uno strumento o qual è lo strumento o il grado di internazionalizzazione del proprio management e della proprietà, e quindi capire quali sono gli strumenti più efficaci, può trovare questo sulla nostra piattaforma insieme ad interventi che anche nel recente passato, proprio insieme a ICE e al Ministero degli Affari Esteri, abbiamo svolto sul territorio, perché anche qua crediamo che la formazione mixata fra un intervento di persona, quando era possibile, contiamo di riprenderlo al più presto, e contenuti digitali siano lo strumento efficace. Per finire, ma non meno importante, la promozione e il business matching. Ovviamente non andiamo a interferire, ma anzi a lavorare insieme agli amici di ICE nel mettere a vantaggio delle filiere italiane la nostra expertise sui mercati internazionali, la nostra competenza e conoscenza dei grandi buyer esteri. Anche qua abbiamo messo a punto un servizio che abbiamo definito Push Strategy, in cui da un lato andiamo a interloquire dal punto di vista finanziario con grandi buyer esteri, offrendo soluzioni finanziarie di grande vantaggio per loro, ma non finalizzate a essere uno strumento finanziario to cure, ma finalizzato a far sì che il procurement italiano di questi grandi buyer esteri a 360 gradi, sia di tecnologia che di beni di consumo, vada a crescere nel tempo nel corso del progetto di finanziamento. Ovviamente questo non ci fermiamo qua su questo intervento, ma andiamo a organizzare ante-Covid eventi fisici, in era Covid interventi digitali B2B su delle piattaforme digitali che abbiamo predisposto fra le filiere delle PMI italiane e questi grandi buyer, in modo tale da metterli in contatto diretto procurando opportunità di business in un quadro in cui entrambe le controparti, sia il buyer sia gli esportatori italiani, operano in un ambiente garantito, sicuro, gestito dal punto di vista finanziario. Io avrei finito qui per rispetto dei tempi assegnati. Io ovviamente rimango a disposizione in caso di domande e vi ringrazio.
saluto e passo velocissimamente la parola al dottor Francesco Tilli, che guida le relazioni esterne di Simest, per completare il versante finanziario assicurativo dell'export. Grazie Francesco. Ministro, grazie a tutte le istituzioni presenti e alle aziende che ci stanno benevolmente ascoltando. Simest, come già stato detto più volte, fa parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, è controllata e unita anche industrialmente con SACE ed opera sotto il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri su tre linee di attività principali. La più importante per le innovazioni che sono state apportate e introdotte nel corso di questi mesi e per le dotazioni estremamente significative che ha visto ottenere è quella dei finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione, il cosiddetto fondo del 9.4 che ci ha visto non soltanto partner presenti e operativi su linee di business molto articolate, ma che sono state profondamente innovate, rese ancora più competitive, fortemente finanziate, quindi come già stato ricordato dal Ministro Stellino, 900 milioni di finanza agevolata, fortemente agevolata perché i tassi di questo mese sono sotto lo 0,09% e integrata con oltre 360 milioni di contributi a fondo perduto che operando finalmente in ambito temporary framework possono arrivare a rappresentare il 50% di, a livello di contributo a fondo perduto di quello che è la domanda che l'azienda può presentare per le proprie esigenze di internazionalizzazione. Un panel di prodotti, di strumenti, di interventi a supporto delle varie fasi di internazionalizzazione delle imprese, primariamente piccole e medie imprese, ma con le ultime innovazioni anche imprese di maggiori dimensioni, che va dal finanziamento, parlo sempre di finanziamento intendendo finanziamento e contributo, per la partecipazione a eventi di promozione, fiere, ovviamente anche B2B in questo momento, missioni, eventi strutturati, ha la possibilità di avere finanziati studi di fattibilità dedicati per verificare che quelle che sono intuizioni di mercato siano normativamente e da un punto di vista di marketing delle effettive opportunità, integrandole con la possibilità di avere dei temporary export manager dedicati alla realizzazione di questi strumenti specifici e di queste azioni di promozione sui territori internazionali. Territori che con una delle ultime più importanti innovazioni sono estesi anche a tutta l'Unione Europea, cosa che consente quindi di presidiare al meglio tutte le aree di internazionalizzazione delle imprese italiane che, come è stato correttamente ricordato in precedenza sia dal Ministro Stellino che dal Presidente Ferro, ancora l'Unione Europea rappresenta il focus principale della maggior parte delle piccole e medie imprese. Quindi era doveroso, a maggior ragione in questa fase storica, poter offrire anche questo tipo di supporto che addirittura, come è stato ricordato poc'anzi, per quello che riguarda la ripresa degli eventi fieristici sia in formato digitale che in formato fisico, ci vede poter supportare anche gli eventi che arriveranno in Italia e che, come è stato ricordato, questo ci ha portato a un agosto davvero molto particolare, perché con l'apertura alle fiere, al finanziamento delle fiere italiane che si vanno a tenere dalla prossima settimana in avanti, moltissime aziende di quelle che poi riusciranno materialmente a partecipare come espositori hanno visto e vedranno supportati i loro interventi, i loro sforzi attraverso queste linee di business. Ovviamente i due momenti più importanti che si aggiungono sempre nell'albo dei finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione sono il passaggio successivo fisico, quello di poter presidiare questi mercati, ancora una volta anche l'Europa dell'Unione, con strutture realizzate fisiche di post vendita, di marketing, di promozione dei propri prodotti, integrati anche con delle quote marginali di supporto al magazzino e con una rete di presenza che sia non più limitata a un singolo ufficio, ma che possa arrivare addirittura fino a tre. E non possiamo dimenticare anche in questa circostanza che a fianco a tutto quello che è la promozione fisica, lato fiere, lato export manager, lato studi di fattibilità, lato inserimento mercati, c'è tutta la parte di promozione spinta che riguarda l'e-commerce e quindi nell'alveo di quello che è il piano complessivo del Ministero degli Affari Esteri e a seguito di quello che è l'importantissima azione che sta portando avanti da anni ICE, gli strumenti finanziari, quindi di finanza e contributo, consentono alle aziende italiane non soltanto di creare o innovare propri siti di B2B, ma anche di integrarsi sostenendo le spese necessarie quando temporalmente questo sarà necessario per l'inserimento nei più importanti marketplace
e dando anche con le ultime innovazioni la possibilità di finanziare tutti i domini, compresi quelli comunitari e quelli italiani. Ovviamente, come già ha detto l'amico e collega Stefano Bellucci, tutto questo è integrato in un portale elettronico che permette digitalmente di gestire tutto, dalla domanda fino all'erogazione dei fondi, e verrà ovviamente riversato nell'alveo del grande portale dell'export sotto il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri, non appena questo sarà integrato, al fine di dare tutta la dimostrazione pratica di quello che è il sistema paese e dei passi avanti che sono stati realizzati. A fianco a questa, che obiettivamente è senz'altro l'innovazione, il campo di innovazioni più importante, l'attività di Simest nel suo core business storico, quello di inserimento come azionista di minoranza in società realizzate dalle aziende italiane in Europa ed extra Europa, ci vede sempre presenti come soci di minoranza qualificata fino al 49%, laddove siano investimenti diretti all'estero fatti integralmente da un'azienda italiana, con l'accompagnamento ancora una volta del fondo di venture capital che, come è stato testé ricordato, ha visto a sua volta non solo ampliare la capacità geografica, perché oggi copre obiettivamente tutti i paesi presenti al mondo, ma anche la possibilità di integrarsi su realtà specifiche finora non coperte come le start-up, e affianca per la parte di finanziamenti, chiedo scusa, di paesi non comunitari, un contributo agli interessi che supporta e riduce il costo di provvista per le aziende italiane che unitamente a Simest investono all'estero. Non dimenticherei in chiusura, ovviamente sottolineando che sono ovviamente disponibile come tutti eventuali domande, ma soprattutto che le slide che per brevità non ho ritenuto di presentare sono chiaramente a disposizione di tutto l'auditorio. L'altro strumento importante e più sinergico che noi abbiamo all'interno del gruppo con Cassa Depositi e Prestiti e soprattutto SACE, che è il supporto e il contributo di stabilizzazione agli interessi per le esportazioni di macchinari, impianti e attrezzature, che va dal credito fornitore per le imprese più piccole e gli impianti meno importanti fino al credito acquirente, dove ovviamente gli impianti e i volumi raggiungono magnitudo di centinaia di miliardi. Spero di essere riuscito nella pur massima brevità ad aver dato quantomeno l'impressione di quello che è il pieno e ampio supporto che l'azienda nell'ambito della normativa pubblica può dare alle aziende, e ripeto, rimango a disposizione di chiunque voglia ora ed eventualmente offline ulteriori chiarimenti. Grazie infinite. Tilli, è un ringraziamento supplementare per la perfetta sintesi. Si conclude così il bouquet di interventi romani. Ritorniamo sul territorio e ho il piacere di dare la parola al dottor Giovanni Pischetta, responsabile settore sviluppo, competitività e internazionalizzazione della Camera di Commercio di Torino. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie Ministro Stellino per avermi dato la parola. Sì, cercherò di fare adesso questo intervento in maniera un po' rapida, non ricorrendo magari a delle slide, per cercare di dare però una panoramica veloce ma efficace di quello che le Camere di Commercio qui in Piemonte fanno e potranno fare ancora nel prossimo futuro per le aziende che intendono esportare o che sono presenti sui mercati esteri. Allora, quello che abbiamo ascoltato fino a qui rappresenta un ventaglio di servizi che normalmente le Camere di Commercio già promuovono direttamente alle imprese, in base appunto ad una collaborazione che esiste con tutte le istituzioni presenti che hanno parlato in precedenza. Questo significa che le Camere hanno assunto, soprattutto negli ultimi anni, sempre più un ruolo centrale nel cercare di coinvolgere le imprese dei territori, soprattutto quelle non esportatrici. Ricordiamo che molta dell'attività che anche Union Camera a livello nazionale e le Camere di Commercio poi a livello locale intendono promuovere è proprio quella di coinvolgere sempre di più imprese che non esportano o che esportano saltuariamente, per cercare di dar loro degli strumenti in grado di consentire una maggiore efficacia di presenza sui mercati esteri, una maggiore capacità di essere competitive e così via. Questo come avviene? Avviene soprattutto attraverso dei focal point che sono presenti presso i vari uffici esteri o promozioni delle Camere di Commercio sul territorio. Quindi le imprese che sono in questo momento collegate, che già conoscono il mondo delle Camere, in particolar modo quello della Camera di Torino che io rappresento qui oggi, sanno benissimo che quando esiste un
diciamo, un'opportunità da cogliere o eventualmente anche un problema da risolvere, le camere di commercio sono spesso il primo punto sul territorio che può dare loro assistenza. Questa viene fatta ovviamente con ricorrendo a delle professionalità che all'interno delle camere sono molto, diciamo, particolari e particolareggiate, attraverso le quali siamo in grado di dare o un'assistenza diretta oppure anche di dirottare sulle istituzioni che via via con le quali via via collaboriamo per cercare di, per esempio, non so se stiamo parlando di un'impresa che è alla ricerca di un finanziamento per l'export o di opportunità specifiche, abbiamo visto in precedenza chi a livello italiano può rivolgersi alla collaborazione da questo punto di vista con ICE, con SACE, con SIMEST, eccetera, è stata in questi anni sicuramente molto importante anche a livello locale qua sul Piemonte. Poi le camere di commercio però sono in grado anche di sviluppare autonomamente delle linee di attività di carattere, diciamo così, formativo, di carattere assistenziale, in parte anche di carattere promozionale, in collaborazione, come possiamo vedere, con la Regione, in collaborazione con l'ICE e così via. E quindi a questa offerta, a questo ventaglio di opportunità che viene dato direttamente sul campo all'imprenditore, poi se ne affiancano degli altri che sono più importanti e sono anche più diversificati. La dottoressa Marcon citava prima, per esempio, laddove vi è anche un intervento e una collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, con la Camera di Commercio di Cuneo su alcuni progetti o su alcune attività. Io ne cito una ad esempio per tutte, che è quella del progetto Tender, che è un progetto che è finanziato dalla Camera di Commercio di Torino e in parte anche dalla Camera di Commercio di Cuneo, che è gestito operativamente poi dal centro estero. Questo è un altro aspetto molto importante: sul territorio le Camere di Commercio e la Regione condividono poi anche come braccio operativo il centro estero, e questo consente sicuramente di offrire un, diciamo, quel ventaglio di servizi di cui parlavo prima, dall'assistenza alla consulenza all'informazione, viene anche garantito a livello territoriale proprio dalla collaborazione tra tutti questi soggetti. Il progetto Tender, che cito come esempio per tutti, anche perché con il tempo ridotto a disposizione che ho non posso citare poi molto in particolare molti dei progetti, è un progetto che prevede l'assistenza per le aziende che partecipano alle gare d'appalto internazionali, che vuol dire quindi formazione. Spesso ci siamo legati anche ai programmi di formazione dell'ICE sulle gare d'appalto internazionali. Su questo significa poi assistenza one to one alle aziende che vogliono partecipare alle gare, quindi lettura per esempio congiunta dei capitolati, ricerca delle opportunità, individuazione dei partner, e di nuovo lì, quando si voglia individuare dei partner per partecipare alle gare, si ricorre alla rete dell'ICE o anche alla rete delle Camere di Commercio italiane all'estero, che rappresenta nel panorama camerale del sistema delle Camere di Commercio un altro attore molto importante a cui le Camere poi sui territori fanno riferimento. Ecco, questo io non andrei molto oltre a quello che ho detto, anche per cercare di recuperare un po' di tempo, di lasciare spazio eventualmente alle imprese per i loro interventi. Quello che è importante però è, noi lo diciamo sempre alle imprese, quando avete la necessità di capire come dimensionarvi sul mercato estero o eventualmente come cercare di capire meglio l'opportunità da cogliere o eventualmente scoprire ci sono ulteriori opportunità, venite, bussate alla Camera di Commercio, noi vi accogliamo generalmente quando dovete richiedere i certificati d'origine, conosciamo praticamente quasi tutte le imprese che esportano sul territorio grazie a questo, o quando venite a richiedere un carne ATA per partecipare ad una fiera, ma ci sono anche molte imprese che magari si avvicinano per la prima volta al mondo dell'export e hanno bisogno di avere un partner sul territorio che le guidi poi anche a ulteriori servizi e interventi che possono essere forniti a livello nazionale. Ecco, siamo qui a disposizione, quindi non esitate a contattarci. Grazie. Scheda, e scusandomi per il ritardo che si è accumulato, passo la parola per l'intervento conclusivo al presidente Nicola Rosset, che è presidente della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni. A lei la parola, presidente. Signor Ministro, senta, io molto brevemente cercherò di non sottrarre tempo agli uditori, anche perché molte cose importanti sono già state dette. Io avrò un taglio un pochettino più politico sotto questo profilo, perché molte delle cose dette dal dottor D'Andrea e dal dottor Pischetta sono cose che vengono sviluppate anche da noi. Riteniamo fondamentale in questo momento così difficile
guardare al di là dei confini delle nostre regioni e del nostro Stato per poter parlare di internazionalizzazione. Per fare questo bisogna capire molto brevemente cos'è il tessuto della Valle d'Aosta. Il nostro tessuto è, come detto prima, il più piccolo territorio, la più piccola regione italiana. Noi abbiamo anche, evidentemente, sebbene percentualmente sia in linea con tutta Italia, abbiamo un tessuto imprenditoriale fatto di aziende di piccolissima dimensione. Le nostre aziende sono circa 12.143, di queste aziende sono 785 le aziende che possono avere una capacità nell'ambito manifatturiero dell'export. Oggi come oggi alla Camera di Commercio, poi mi permetto anche di dire che i nostri settori maggiormente rappresentati sono quelli del turismo, 1.800 imprese, e quelle di 1.400 imprese. Oggi noi abbiamo attive nell'export 404 aziende che stanno collaborando con la Camera di Commercio con una serie di attività che ci permettono di sviluppare nel 2019 circa 703 milioni di euro di fatturato di export. Ecco, da questo punto di vista, evidentemente nel primo trimestre, ahimè non abbiamo i dati del secondo trimestre, abbiamo avuto un calo dell'export a 190 milioni dal 2019 a 150 nel 2020. Evidentemente le nostre aziende, proprio in virtù della piccola dimensione, sono orientate al 58% verso l'Europa e al 42% verso i paesi extraeuropei. Ecco, questo è un primo dato su cui riflettere e ragionare. Da questo punto di vista, evidentemente, se l'Europa non sta andando bene, alcuni paesi che sono fuori dal mercato europeo stanno crescendo meglio, noi non siamo ancora sufficientemente competitivi nei confronti di queste aree, dove è fondamentale, qui arriviamo a che cosa dobbiamo fare, dobbiamo avere la capacità di far crescere le reti di imprese sul territorio per portare gli attori verso una capacità di export maggiore. Altrettanto, e lo stiamo facendo naturalmente a fronte di queste iniziative che stiamo dicendo, proprio sviluppando le reti di impresa, sono percorsi avviati che stanno crescendo per supportare queste imprese sul territorio. Naturalmente abbiamo attuato tutta una serie di iniziative con i vari c'è il Piemonte di cui siamo soci, naturalmente con Confindustria c'è lo sportello Export Foreign Desk già anticipato. La Chambra organizza da questo punto di vista partecipazione ad eventi, fiere e B2B. Alcune delle fiere sono state dette prima a Tor di Andrea, sono state fatte in collaborazione con la Regione, TTG, Terra Madre, Salone del Busto e Artigiani in Fiera, per essere molto veloci. Altrettanto stiamo lavorando da questo punto di vista un importante lavoro nei progetti Interreg, TPCALP, PITERN, il Circuito, Parkour o Tubi Mont Blanc. Siamo anche attivi, e questo può essere molto interessante secondo noi, attraverso AlpMed, perché AlpMed rimane un'associazione di camere di commercio Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e francesi, fra cui PACA, Otsawa e quant'altro. Arrivo velocemente al punto, secondo me, focale. Da questo punto di vista noi dobbiamo essere capaci di far crescere la capacità di export delle nostre imprese. E prendo spunto da quello che ha detto il dottor D'Andrea prima, è molto molto importante che la Valle d'Aosta venga percepita, potrebbe essere, lo dico veramente a coloro che hanno organizzato questo incontro, SACE, SIMES e il Ministero, potrebbe essere presa come un laboratorio di piccole imprese per far crescere la capacità competitiva nei confronti dell'export, da questo punto di vista utile a portare degli upgrade a questa azione. È indubbio che la digitalizzazione delle imprese è necessaria, sempre di più, in più delle piccole e medie imprese. Dobbiamo capire che la digitalizzazione è probabilmente una tu da dare ancora preferibilmente alle piccole imprese, che ne avranno ancora un vantaggio, perché abbiamo visto in questi anni che le aziende strutturate, noi nell'export che ho detto abbiamo una grande impresa siderurgica, la Cognice Speciali, che evidentemente se una grande azienda si struttura da sola, lei come altre, nei confronti di quelli che sono questi mercati. Diverso è quello che dobbiamo fare nei confronti, e stiamo facendo, nei confronti delle piccole imprese, che
che deve essere condotto. Noi lo stiamo facendo con i mezzi che vi abbiamo detto. Altra cosa fondamentale, noi stiamo collaborando fortemente con le Camere di Commercio, Union Camere Piemonte, che ci sono vicine, perché riteniamo, lo riteniamo fortemente, e questo forse è un passaggio che deve essere compreso, di non essere, come Valle d'Aosta, di non essere concorrenti di nessuno, ma di essere complementari con quello che si è detto prima, con delle green economy, con una capacità assolutamente di proposta molto interessante a tutte le altre regioni. Per cui quando si parla di montagna, e nel futuro se ne parlerà sempre di più, la Valle d'Aosta deve esserci e potrà essere invece utile, potrà essere anche lei utile a trascinare delle economie anche per i nostri vicini. Ho cercato di essere brevissimo, vi ringrazio di questo intervento, non vorrei rubare altro tempo. Presidente, prendiamo come spunto il suo auspicio di avere la Val d'Aosta come laboratorio e ci è piaciuto iniziare il roadshow oggi con voi. Adesso abbiamo ricevuto molte domande, abbiamo cercato di raggrupparle per destinatario. Premetto due comunicazioni di servizio per tutti gli ascoltatori. In primo luogo, le slide che avete visto proiettare dai vari panelist saranno rese disponibili per mail dall'ICE a tutti i partecipanti alla tappa di oggi del roadshow, e tutta la tappa sarà consultabile sul sito che l'ICE dedica al roadshow. Comincerei immediatamente con le domande. Le prime ne abbiamo raggruppato quattro per la dottoressa Marcon, sono arrivate molte domande interessate al Piemonte ed era questo anche l'intento di questa struttura regionalizzata del roadshow. Allora, la prima domanda è: quando verrà pubblicato il bando per il PIF 2020-2022, quando scade, e se chi è già iscritto al PIF precedente deve ripresentare la domanda anche per il biennio 2022. Gliele dico tutte, così poi lei organizza una risposta unitaria. Sono state soppresse anche le quote delle aziende partecipanti al PIF per gli eventuali B2B organizzati da CEI Piemonte, per esempio quello in essere a settembre a Torino? La terza: qualche tempo fa esisteva il progetto di filiera che raggruppava tipografi, editori e aziende grafiche. Avete in programma di riaprirlo? Ed infine, è stato pensato un percorso dedicato per il distretto industriale della termoidraulica? A lei la parola, dottoressa Marconte. Grazie, sarò molto sintetica anche perché c'era stato già indicato che eventualmente ci verranno poi destinate anche per risposte più puntuali, ma rispetto a questi quattro punti, non conosciamo ancora la data di pubblicazione del bando, per questo io non l'ho citata nella mia presentazione, ma monitorando la sezione bandi e finanziamenti del sito della Regione Piemonte, nonché di Finpiemonte, che è la nostra altra società in house che gestisce la parte di istruttoria delle domande, le aziende potranno vedere puntualmente l'informazione pubblicata. Quando aprirà il bando, di norma rimane aperto, ne diamo comunicazione prima e rimane aperto almeno 3 settimane, non c'è nessun ordine di precedenza, non ci sono numeri chiusi o numeri predeterminati, quindi presentare la domanda il primo o l'ultimo giorno è assolutamente uguale. Chiederei la cortesia alle aziende di non presentare tutta la domanda l'ultimo giorno, come spesso è accaduto nelle sessioni precedenti, proprio per l'intasamento poi che si genera negli strumenti informatici. L'altra domanda era: per chi è già iscritto, sì, l'ho indicato anche, era scritto anche nelle slide, siccome i precedenti PIF si chiudono, se ne aprono di nuovi, anche le aziende che avevano già partecipato devono ripresentare la domanda. Per quanto riguarda l'abbattimento dei costi dei B2B,
Sì, per il primo anno tutte quelle azioni che prima prevedevano una quota di partecipazione, i costi verranno completamente abbattuti per le piccole e medie imprese. Per quanto riguarda la domanda sul progetto di filiera editoria, questo esisteva in realtà in anni ancora antecedenti al 2017, quando non erano finanziati nell'ambito dei fondi europei, con la strategia di specializzazione intelligente citata anche dal collega della Regione Valle d'Aosta, era stato richiesto di restringere, in qualche modo individuare alcuni settori strategici, per cui dalle precedenti 16 filiere siamo passati a 8 e qualche sacrificio purtroppo, dico purtroppo anche con nostro grande rammarico, abbiamo dovuto farlo. Quindi le filiere al momento sono quelle che avete visto, si vedrà con la prossima programmazione dei fondi europei, qui siamo in conclusione. Per quanto riguarda il distretto della termoidraulica, non esiste una filiera specifica dedicata, ma le aziende della termoidraulica sono spesso ricomprese sia nella filiera del green building, che proprio per questo abbiamo voluto ampliare, per altri prodotti meno tecnici, diciamo anche più di design, come invece riguarda la rubinetteria e così via, questi sono invece ricompresi nella filiera dell'alta gamma. Spero di aver risposto a tutto. Grazie. Invece adesso mi rivolgo al dottor D'Andrea. La domanda è più generica. Quale budget è stato stanziato dalla Regione Val d'Aosta per il sostegno alle imprese valdostane? Ambito, cioè di quale legge stiamo parlando fondamentalmente? Sulla legge 6, per esempio, noi appunto per i finanziamenti sull'internazionalizzazione abbiamo circa 100.000 euro all'anno. Immagino che si riferissero all'internazionalizzazione, la domanda è stata formulata nei termini generali che le ho riferito. Certo. Al presidente Lice Ferro, è ancora in linea. Carlo, qui la risposta probabilmente sarà è implicita, ma ti rivolgo questa domanda. Nella promozione dell'azienda Italia affidata a Ice, è possibile che vi sia una parte importante dedicata alla difesa del Made in Italy? Ecco, io direi di sì, ma ti lascio la parola per argomentare. È un sì definitivo, è un tema che anche su indicazione e volontà del Ministro Di Maio da tanto tempo stiamo affrontando, e ci sono circa 100 miliardi di opportunità di export che sono sottratte dai contraffattori alle imprese italiane. Vi dico, magari colgo l'occasione solo un minuto in più per dirvi altre cose che facciamo in questa direzione. Tutti questi accordi che mettiamo in piedi con marketplace sull'e-commerce prevedono una clausola che il marketplace, anche quelli cinesi per esempio, si impegni a non mettere in vendita sulla stessa piattaforma merci che possono essere merci di contraffazione o di utilizzo del nome dell'Italia o di imprese italiane non adeguate, non confacente. Abbiamo a disposizione delle imprese 4 desk anticontraffazione in Turchia, nella Federazione Russa, negli Stati Uniti e in Cina, che chi di voi dovesse avere questioni o esigenze di questo tipo invito a contattare. E altra cosa estremamente importante, l'utilizzo della tecnologia della blockchain per poter dotare le imprese di sistemi digitali per poter distinguere e offrire ai consumatori di conoscere l'origine del prodotto. E questo è un tema su cui eravamo partiti lo scorso anno col Ministero degli Affari Esteri, siamo in fase di sperimentazione, abbiamo completato un progetto sulla filiera tessile e su cui è intenzione da settembre di riprendere con alcune risorse dedicate che saranno tecniche. E questo mi consente di chiudere dicendo anche un grazie al Ministero degli Affari Esteri e al Governo, perché da settembre lì ci inizierà anche ad avere delle persone che sono tecnici, ingegneri, matematici, laureati in informatica, che possono aiutare le imprese in queste aree. Beato te, Carlo, che puoi sperare in queste risorse aggiuntive. Una domanda per il dottor Bellucci, è ancora in linea, ecco. Il
controllo di affidabilità dei clienti esteri tramite SACE e solo per i paesi extra UE, quanto costa e a chi possiamo rivolgerci per i clienti Unione Europea? No, allora, pareri di affidabilità e polizze assicurative il nostro gruppo le emette sia per clienti, quindi acquirenti dei nostri esportatori residenti in Unione Europea, sia extra Unione Europea. Tramite il portale Export App, dove è accessibile tramite appunto il portale unico SACE Simest, nel momento in cui l'azienda esportatrice presenta il nome e i dati per consentirci l'identificazione della propria controparte estera, siamo noi che internamente gestiamo la richiesta di valutazione e poi di polizza, o tramite la nostra capogruppo SACE SPA, se questo è un'esportazione verso paesi extra UE, o tramite la nostra controllata SACE BT, se questo è invece un'esportazione nei paesi UE. Questo è un vincolo normativo su cui non voglio entrare in dettaglio per non annoiare i partecipanti, ma su cui possiamo approfondire su richiesta specifica, ma quello, il messaggio che vorrei il cliente e l'azienda si portasse a casa è: nel momento in cui ha una richiesta di valutazione, non deve porsi il problema. Sul nostro portale Export App ci dà i riferimenti: nome, partita IVA, codice identificativo della controparte estera, valore dell'operazione, noi nel tempo di 5 giorni lavorativi gli diamo una valutazione di fattibilità dell'operazione. I costi sono non esplicitabili in anticipo, perché facendo noi una valutazione puntuale della singola controparte, evidentemente il merito di credito, le dimensioni e la capacità creditizia della controparte determinano il premio. Quello che noi possiamo dire è che la valutazione che diamo e la esplicitazione del premio assicurativo in percentuale e in valore assoluto in euro è valida ed è bloccata per 90 giorni. Questo perché? Perché nel momento in cui noi diamo questo dato all'azienda, vogliamo consentire di, con questo dato, di chiudere la trattativa e essere certo all'azienda di avere questa valutazione e questa quotazione ferma per 90 giorni. La ringrazio e passo al dottor Tilli di Simest. Abbiamo tre domande pervenute. La prima, in merito ai finanziamenti agevolati Simest ex fondo 394. Una rete di imprese come soggetto da costituire può accedere al finanziamento? E in questo caso fanno fede i bilanci delle aziende che compongono la rete? Seconda domanda, è possibile sapere al momento della richiesta dei finanziamenti la situazione aggiornata dei fondi per ogni linea aperta? E la terza, è previsto un aggiornamento delle misure che porta il contributo a fondo perduto dal 40 al 50% e colloca il contributo fuori dal regime de minimis? A lei la parola. Molto rapidamente, la rete, purché sia una rete soggetto e non una rete commerciale, è direttamente autorizzata e facoltizzata a fare domanda. Laddove non così non fosse, ovviamente le singole domande dovranno essere in capo alle aziende che formano la rete non soggetto. Per quello che riguarda il passaggio del contributo dal 40 al 50% è cosa data, perché l'Unione Europea il 31 luglio ci ha dato luce verde e da metà del mese di settembre, stavo per dire da metà di questo mese, ma in realtà ancora siamo al 31 agosto, sarà operativo, e quindi già dal portale le singole domande vedranno automaticamente innalzata al 50% questa percentuale. Per quello che riguarda i fondi non c'è un contatore di fondi disponibili sul portale, ma trattandosi di fondi pubblici è buona norma di Simest che, facendo questi conti internamente e sottoponendoli mensilmente al comitato, laddove si dovessero prefigurare delle diciamo shortage di finanza, sarà nostra cura informarne ufficialmente via portale e sul sito che potrebbero esserci difficoltà di questa natura. Devo dire che grazie al pieno intervento e supporto del governo e della Farnesina, a tutt'oggi, nonostante la vasta messe di interventi fatti e l'interesse raccolto, credo di poter dire
che non dovremmo andare incontro a questo tipo di problemi. Sì, concordo. Un'ultima domanda, provo a rispondere io. Il rapporto DESI, che è quello a cui mi riferivo, della Commissione Europea sul digitale, ci posiziona in un contesto che offre notevoli spazi di crescita. Lo stesso rapporto riporta che uno dei fattori di blocco sono le competenze. Si dovrebbe quindi cominciare col dare priorità al mindset più che ai tools? Ecco, il rapporto DESI dice appunto che l'Italia su 28 paesi dell'Unione Europea è 25esima, avendo dietro soltanto Romania, Bulgaria e Grecia per quanto riguarda l'uso del digitale, ed è 28esima per quanto riguarda le competenze del capitale umano. Quindi l'ascoltatore, l'imprenditore che ha utilizzato l'espressione offre notevoli spazi di crescita ha usato un eufemismo, cioè non penso che siamo in una situazione in cui dobbiamo porci il problema se privilegiare il mindset o i tools. Vanno entrambi di pari passo proprio perché abbiamo praterie da arare e dobbiamo impegnarci su entrambi i versanti. E-Tool, il portale unico all'export che semplificherà tantissimo l'accesso utilizzando strumenti digitali e intelligenza artificiale, l'accesso a tutti i servizi per l'export. E-Tool, la misura del temporary export manager con competenze digitali, e ci auguriamo fra poche settimane di celebrare il primo bando di 50 milioni, così come E-Tool, tutta la parte di formazione che sta conducendo in parallelo ICE. Se parliamo di mindset, sicuramente mi viene più da pensare a questo grande progetto con la CRUI, con la conferenza dei rettori delle università italiane e le università che si sono impegnate come la Bocconi, la LUIS, l'Università di Bologna, la Federico II di Napoli, nel permettere questo percorso ad almeno 20.000 aziende. E queste aziende avranno una prima fase aperta a tutte, ma poi per dimostrare la propria serietà e la responsabilità nel seguire un percorso che potrà essere naturalmente autonomo e da remoto, proprio per non imbrigliare classi di imprenditori che durante la giornata hanno tante altre cose più importanti da fare. Poi ci saranno degli step che sono proprio dei test di apprendimento periodici che inevitabilmente scremeranno queste imprese, perché se ci impegniamo con risorse pubbliche ad offrire gratuitamente un corso così ampio che si concentrerà sulla digitalizzazione, sull'economia digitale, vogliamo che dall'altra parte ci sia serietà nell'apprendimento. Quindi queste sono soltanto misure di una prima fase che poi dovranno espandersi a un coinvolgimento, come dicevo prima, anche nel senso di alleanze con i player del web per insegnarci molto più in profondità come cogliere le tendenze in atto nei mercati esteri. Guardate, il processo di esportazione lo abbiamo scomposto e si può scomporre in cinque segmenti. C'è la fase di identificazione di un mercato di interesse, di auspicio, c'è la fase che riguarda la valutazione di eventuali barriere tariffarie o non tariffarie all'ingresso su quel mercato. Poi nel momento in cui viene presa la decisione di esportare c'è una fase importantissima che è quella della logistica, poi arrivano le fasi del marketing, della pubblicità, così come quello dell'esame, della valutazione della performance e la decisione magari di espandere. Ora, di questi cinque segmenti, se togliamo la parte logistica che per definizione è fisica, gli altri quattro possono ormai agevolmente svolgersi con l'utilizzo di piattaforme digitali. E sono questi i quattro segmenti su cui, insieme soprattutto all'ICE, la Farnesina si sta impegnando per ampliare strumenti che riguardino sia il mindset sia i tool. Direi che per il momento è tutto, abbiamo sforato di una mezz'oretta i nostri tempi, ma mi sembra che l'incontro sia stato molto partecipato, lo dimostrano anche le domande pervenute, quindi non mi resta che ringraziare di nuovo tutti i partecipanti, i rappresentanti delle regioni, delle camere di commercio e quelli che ho definito i compagni di avventura ICE, SALICE e SIMEST, che ritroveremo anche nelle tappe future del roadshow. Prossima tappa è il 2 settembre Padova, sarà l'unica tappa fisica
oltre a quella romana del 9 settembre, quindi il ministro Di Maio si recherà nella sede della Camera del Commercio di Padova e da lì si collegherà con gli imprenditori di Veneto e Lombardia. A tutti voi ancora grazie e a tutti gli ascoltatori grazie per essere stati con noi. Arrivederci.